Cominciamo allora questa serata che per noi è molto molto importante perché ci consente di fare gli auguri ai soci, parecchi di voi, non so se tutti, insomma parecchi sono stati anche a Barcellona alla festa degli auguri che facciamo ogni anno. Mentre questa qui è riservata un po' a quelli che non hanno potuto avere questa opportunità e quindi facciamo questa sera degli auguri. La sera degli auguri che ci consente di fare un po' il punto, ma soprattutto anche di dare dei programmi di massima per l'anno successivo. Ecco, prima di iniziare io vorrei presentarvi le persone al tavolo. Dunque, cominciamo dalle donne, conoscete tutti Paola Lucarini e Paola Lucarini, oltre ad essere la nostra socia amatissima, è stata quest'anno membro della giuria del concorso nazionale di poesia e prosa dell'Aula Nazionale. Quindi ecco, ci fa piacere averla qui, poi vi dirò anche per quale motivo può essere coinvolta in primissima persona. È una consuetudine anche questa perché tutti gli anni Paola copre questo spazio poesia e quindi ci fa piacere che sia così anche quest'anno. Dopodiché Antonello Sacchi, dottor Antonello Sacchi è il responsabile stampa e comunicazione dell'Aula Nazionale ed è anche direttore editoriale di Esperienza, quella rivista che voi conoscete e che in genere riscuote un successo notevole. Tra l'altro ci ha portato in anteprima quelle copie del giornale che riceverete magari tra un mese, e dove ci sono delle cose importantissime per quanto ci riguarda, perché c'è una sintesi della giornata del 18 novembre che, come ricorderete, abbiamo dedicato alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'abbiamo fatta all'Auditorium del Duomo, insomma, vedrete che c'è un bellissimo servizio, per chi non ci fosse stato si renderà anche conto di questo. E poi abbiamo un altro servizio sempre sul nostro giornale per quanto riguarda la mostra di arte sacra, cioè il ciclo del sacro nell'arte, che ogni anno rappresenta per noi un'eccellenza tra le nostre iniziative. Poi ci sarà il nostro concorso di poesia, insomma ci saranno tante cose. E in fondo alla sala, qualcuno l'ha già preso, c'è una sintesi dei programmi così per dare un'immagine dei programmi di massima. Ecco, poi abbiamo Martelli e la Paola Fallini, Lorenzo Martelli e Paola Fallini, che sono i vicepresidenti della nostra associazione. Quindi ecco, io vi ringrazio di essere venuti e vi do un caloroso saluto e prima di iniziare con le premiazioni che riguardano quest'anno non solo qualcosa che ci riguarda personalmente come può essere la Perla Aula che si dà a un socio particolarmente meritevole, ma quest'anno abbiamo avuto il privilegio di essere coinvolti dall'Aula Nazionale per fare queste premiazioni a Firenze. Si tratta di due premiazioni, una per quanto riguarda il concorso di poesia e prosa, però sarà Antonello dopo a affrontare questo tema, e anche la borsa di studio, l'assegnatario di una borsa di studio che è toccato alla Toscana. Quindi io mi fermerei, non prima però di dare la parola e un saluto caro al quartetto vocale toscano, che vedete qui, che sono degli amici, si sono stati vicini in più occasioni, qualcuno ricorderà la Santissima Annunziata, quando abbiamo fatto la mostra, insomma in più di un'occasione. Quindi io ringrazio il maestro Marcapi per la disponibilità e direi di iniziare la serata proprio con una parte di quando abbiamo scritto, perché magari c'è un paio di inesattezze perché ci sono due pezzi in meno, se non ricordo male. Quindi maestro, a lei senz'altro. Il quartetto vocale toscano canterà alcuni brani di canti di tradizione popolare,
canti popolari, se volete chiamare così, toscani, sui quali io ho fatto una elaborazione per il quartetto femminile, quartetto a quattro voci femminili. Anche lui avrebbe voluto essere qua, perché lui a Firenze si è sempre trovato bene e anche recentemente nell'incontro che abbiamo fatto il 18 di novembre, un incontro dedicato nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Purtroppo non è qua, ma comunque mi ha incaricato di portargli i suoi saluti e anche i suoi complimenti per quello che state facendo in questa regione, ben guidato dal Presidente Vincenzo, che oltre che essere un caro amico, è veramente il nostro presidente nazionale vicario, non vi è mai detto abbastanza, questo sì. Ha ricordato il mio impegno nel concorso, ma io devo ricordare il suo, lui presiedeva la commissione che ha dato il via tecnicamente un po' al tutto a questa seconda edizione del concorso nazionale prosa e poesia e racconti aziendali, ci aggiungiamo anche naturalmente. Per la seconda edizione siamo a 3 categorie, già pensiamo alla terza, che non sarà quell'anno prossimo, ma sarà appunto a distanza di 2 anni. E la famiglia diventerà ancora più grande, ma non vi voglio dire nulla, rinviandovi semplicemente alla lettura di esperienza
che adesso, beh, non ci ce la provo mea, fatemela promuovere un attimo, vi faccio vedere la copertina della prossima esperienza che vedrete. Scusate, si sente o no? Sì. Beh, parlo voce più alta io, insomma. Sì, va bene, è una copertina evocativa perché in questo momento penso che il dono più grande che possiamo chiedere e auspicare è quello della pace. E quindi abbiamo sottolineato questo momento particolare. Venendo al concorso nazionale, allora, il mio grazie va anche a tutti i partecipanti. Sono stati tanti, adesso non ricordo il numero, attorno ai 200, poi insomma possiamo anche andare a vedere naturalmente il numero preciso. E il mio grazie ai partecipanti che hanno costituito la materia prima, proprio la base, diciamo così, l'oggetto del concorso, non sarebbe vuoto e limitato se non si estendesse anche ai rappresentanti della giuria. Qui abbiamo la nostra cara amica Paola, che veramente ringrazio sia per come è vicina all'associazione, sia per il suo impegno quotidiano, sia per l'importanza della sua arte che ha saputo e voluto portare all'interno della nostra associazione. È stata presenza, è stata ed è presenza preziosa sia per il concorso, sia per le varie iniziative che ogni tanto avviamo, che vogliamo avviare sempre di più, anche nell'ottica di una ristrutturazione della nostra associazione. Se leggete appunto esperienza avrete modo di vedere anche questo processo in itinere. E ringraziando Paola ringrazio anche Diego Zander e Guglielmo Carretti, che sono gli altri due membri della giuria. Allora, a questo proposito, passiamo alle premiazioni. Mi preme ricordare, prima di ogni altra cosa, che i vincitori in ogni categoria sono stati premiati a Rimini nell'ambito della nostra Assemblea Nazionale. Abbiamo voluto diversificare le premiazioni per poter dare la maggiore visibilità possibile, la maggiore attenzione possibile a tutti. Quindi abbiamo fatto due momenti distinti e su questo numero di esperienza trovate un resoconto della prima parte della premiazione. Adesso, nell'ideale passaggio di testimone rappresentato da Vincenzo, che era presente sia a Rimini che qua, diamo via alla seconda parte della premiazione. Pertanto a questo punto possiamo iniziare con la sezione prosa, giusto Paolo? Paolo, vuoi fare un'introduzione, vuoi dire due parole o... No, devo dire che intanto questo è un premio che di poesia, di prosa, che riguarda però ciascuno di noi, anche quelli che non ci hanno mandato loro testi, perché il titolo, che è abbastanza impegnativo ma così vero per noi che non siamo più giovanissimi, il titolo del premio era questo, il tema: riconoscere il tesoro del vissuto proprio e altrui. Riconoscere il tesoro del vissuto è tutto quello che abbiamo, diciamo, facendo il bilancio della nostra vita. Ecco perché questa tematica ci ha coinvolto. Abbiamo ascoltato tantissime voci, circa 200 partecipanti, e ognuno ci ha fatto il dono di questo tesoro di vita suo e, nel momento in cui lo porge il messaggio, anche nostro, perché noi ci riconosciamo nel vissuto degli altri, non solo del nostro. C'è questo interscambio che è il vero tesoro della vita. Grazie Paola. Allora proseguiamo con le premiazioni e iniziamo con la sezione poesia. Questa sezione poesia, ricordo che questa sera sono presenti solamente la sezione prosa e la sezione poesia, non sono presenti la sezione racconti aziendali, che comunque ricordiamo nei suoi tre classificati. Allora, cominciamo con la sezione poesia. Ricordo la classifica: al primo posto si è piazzato Paola Schimmenti con C'è un pontile a Venezia, al secondo posto Maturità di Luisa Puttini Hall, al terzo posto Di giorno in giorno di Laura Cecchetti Manau. Bene, allora a questo punto iniziamo con la consegna del secondo premio. Io leggo la motivazione. Allora, secondo classificato,
per quanto riguarda la sezione poesia Maturità di Luisa Puttini Orlo. Grazie mille. Facciamo un attimo la fotografia. Se vuoi stare con lui, facciamo la foto, scusateci, con le spalle rivolte, ma coglie anche, però coglie meglio dal punto di vista giornalistico, perché superate la sua esperienza. Perfetto, grazie. Facciamo anche di qua. Avete messa nel mezzo, capito? Sì. La festeggiata. Di nuovo, procediamo alla terza classificata per quanto riguarda la sezione poesia. Di giorno in giorno di Laura Cecchetti Malao. La solita fotografia, grazie. No, no, guardi, come si può prendere? Scusi, lei che perfetto, sorriso. Grazie. Bisognerebbe fare anche a loro una bella fotografia. È vero, non mi vado, ma la sala così bella, è la mia esperienza. Ok? Grazie. Grazie. Approfittando della presenza di Paolo, un momento proprio di arte, ascoltando dalla sua voce la recitazione, le opere proprio che sono state premiate. Non potremo fare così per quanto riguarda i racconti della sezione prosa, ci scusiamo, ma per ovvi motivi di tempo è comprensibile questo. Passiamo ora alla sezione prosa, di cui il risultato, la classifica è la seguente: vincitore Profumo di Vaniglia di Stelio Vianello, secondo classificato Le Femmine di Vittorio Coluccia, terzo classificato La Cerca di Marilu Giannone. Bene, e ora procediamo alla premiazione del terzo classificato. Con la seguente classifica: il primo classificato è Telephone Man di Leandro Pinaglia, secondo classificato La Ferriera di Carlo Paschetta, terzo classificato Vecchi ricordi di una telefonista di Giulia Rossi Bonaffini. Concludo questa premiazione leggendo la mail che ci ha mandato il vincitore della borsa di studio intitolata al nostro precedente presidente, ingegner Riccardo Ducci. Allora, una breve introduzione. Noi cosa abbiamo voluto fare? Cosa ha voluto fare il nostro presidente Zappi per ricordare la figura del suo predecessore? Ha voluto dar vita, con l'accordo del Consiglio Nazionale Direttivo, dei vicepresidenti e del vicepresidente nazionale di Cardio, Vincenzo, ha voluto dar vita a delle borse di studio che potessero essere un premio, perché purtroppo
aiutare completamente non è facile visto il costo della vita attuale, ma che potessero essere un premio per i migliori diplomati di nostri tesserati, secondo determinati criteri. Non potendo, per ovvie ragioni economiche, poter fare questa selezione in tutto il territorio nazionale, abbiamo deciso di farlo di anno in anno, riservando 3 regioni. Per questa prima edizione abbiamo scelto 3 regioni, una al nord, una al centro e una al sud. Per questa prima edizione abbiamo scelto il Piemonte, la Toscana e la Sicilia. Queste 3 regioni hanno visto candidati premiati in ogni regione, perché i vincitori sono 5, uno è toccato alla Toscana. Questa doveva essere l'occasione proprio per consegnare un attestato, perché poi il premio naturalmente è una borsa di studio di 1000 euro netti, viene erogato direttamente dalla Presidenza nazionale, ma purtroppo non è stato presente, però il ragazzo ci ha mandato una mail di cui vi do lettura. Francesco Albicocchi si chiama il premiato. Gentile Presidenza regionale Alla, signor Vincenzo D'Angelo, sono Francesco Albicocchi, il ragazzo assegnatario della vostra graditissima borsa di studio alla memoria del Presidente Riccardo Tucci. Vorrei innanzitutto ringraziare molto lei, il Presidente nazionale e tutti i membri della commissione giudicatrice. Non avrei mai pensato di risultare vincitore nella mia regione. Sicuramente farò buon uso del premio per continuare i miei studi di ingegneria elettronica all'Università di Pisa. Vorrei anche scusarmi per non poter essere presente alla consegna del premio e alla cena che così gentilmente mi avete offerto. Non vorrei apparire scortese o ingrato, ma un concomitarsi di impegni e necessità familiari impedisce sia a me che ai miei genitori di essere lì con voi da cerimonia. Mi scusi con tutti i presenti e porgo i miei saluti e i più sinceri auguri per le prossime festività. La ringrazio ancora moltissimo anche per il suo personale interessamento. Con riconoscenza, Francesco Albicocchi. Un applauso. Vi ringrazio, vi stendo il cuore, migliori auguri per un sereno Natale e un felicissimo 2016 ricco di soddisfazioni per tutti e di pace che abbiamo messo nella nostra copertina. Grazie, buona serata. Dopo passeremo alla premiazione della Perla Alla 2015. Colgo l'occasione di ringraziare Giampaolo Gabrielli, Sesto TV, che cortesemente ci fa delle riprese, così come ha fatto per la giornata contro la violenza sulle donne, e che è visibile quel video cliccando sul sito dell'Alla Nazionale. Grazie. Ringraziamo il quartetto vocale di Firenze, il quartetto vocale toscano di Firenze, direttore Claudio Mancabi, soprano prima Daniela Bartolini, soprano seconda Viola Cai, contralto prima Isabella Davoli, contralto seconda Gabriella Caldarola. Grazie. Proseguiamo ora con l'altra premiazione molto importante. Io pregherei la dottoressa Ranzi se potesse venire qui da me a darmi una mano per questa premiazione. Ogni anno noi facciamo durante la festa un festeggiamento, però che festa sarebbe se non si facesse? Quindi il festeggiato di quest'anno per la Alla 2015 è Maria Lorena Pinsauti Zalà, che vi prego di accogliere con un caloroso applauso, perché la presenza per noi veramente un punto di riferimento, è un personaggio che vi dà qualcosa su di lei. La premiazione la fa sedere lì, per favore. La premiazione avviene quest'anno 2015 dopo che negli anni passati sono stati premiati, mi fa piacere dirvelo perché parecchi sono anche qui presenti, nel 2007 il professor Federico Napoli, nel 2008 grazie
Paola Lucarini, Benjamina Lorde, Amalia Sciarti Duplè, nel 2010 Donatella Tesi, che è qui presente, nel 2011 Rodolfo Cigliana, nel 2012 Silvia Ranzi, nel 2013 Lucia Bruni, che è qui presente, nel 2014 Ugo Barlozzetti. Io prima di leggere la pergamena che consegniamo al Maria Lorena assieme alla perla, Paola, ti piace darmi la perla, e farei intervenire Silvia perché può fare tracciare brevemente la personalità e la poliedricità di questa artista, Maria Lorena Pizzaluti Zalappi, che prima di tutto è un'amica e allo stesso piano è una grande artista. Grazie. Di un'artista poliedrica e versatile come Maria Lorena Pizzaluti Zalappi, che ha già compiuto 60 anni di carriera e oltre 60 anni, e è stata pubblicata questa interessante monografia della Polistampa dal titolo L'incanto del colore, opere dal 1940 al 2008. Velocemente, nata a Firenze, dove attualmente risiede, Maria Lorena Pizzaluti Zalappi ha iniziato a dipingere in età prescolare. Diplomata al Liceo Artistico e all'Accademia di Belle Arti di Firenze, ha seguito corsi di pittura all'Accademia di Belle Arti di Roma, lavorando anche in campo cinematografico e teatrale come scenografa e costumista, e nel campo della moda come stilista. Vincitrice di cattedra, ha insegnato per molti anni storia dell'arte, del costume e discipline pittoriche in istituti statali per stilisti di moda. Ha esteso inoltre i suoi interessi al giornalismo, all'illustrazione di libri, alla cartellonistica e all'arredamento, esperienze queste che hanno concorso alla compiutezza del suo essere artistico. Ha partecipato a mostre collettive, a premi nazionali ed internazionali. Dal 1970 ad oggi è stata spesso invitata da enti pubblici, centri culturali e gallerie ad esporre i propri lavori in sedi prestigiose. I suoi quadri si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia, Francia, Romania, Inghilterra, Arabia Saudita, Albania e Stati Uniti. Bene, questa antologia critica ha previsto un apparato importante, tra cui ci sono testi di di Riccardo Nencini, Cristina Cidini, Antonio Paolucci, Anna Maria Masieri, Gianni Conti, Stefano De Rosa, per dire quante personalità hanno contribuito a costruire l'apparato critico bibliografico. Io leggerò alcuni stralci, ma soprattutto i titoli di alcuni testi. Antologia critica, pensiero intorno all'arte di Maria Lorena Pizzaluti Zalappi, e qui abbiamo Anita Valentini, critico d'arte. Sentimento e natura nelle opere di Maria Lorena Pizzaluti Zalappi, in questo caso il mio pezzo. Il colore che inebria, niente poco di meno che Anna Maria Masieri. I riflessi dell'anima di Maria Bigazzi.
per arrivare alla pittura come espressione poetica di Stefano De Rosa. Modernissima vocazione pittorica di Giovanna Carrocci. Il nostro Paolucci, e questo mi piace segnalare, vi leggo alcuni stralci veloci, Antonio Paolucci ci dice questo della nostra Maria Lorena Pizzotti Zalatti: è un occhio che guarda un cartoccio di fiori, guarda un angolo di campagna, guarda una ragazza in riposo perduta nel sogno di una cosa e di questo si appaga, di una casa, scusate, di questo si appaga. Alla base della sua arte ci sono stupore, gratitudine, stupore per il meraviglioso spettacolo del mondo, gratitudine per avere occhi che guardano, cuore che si emoziona. La Cidini, un piccolo stralcio veloce, si sofferma invece sul ritratto, perché la nostra Maria Lorena Pizzaruti è una produzione che va dalla fiori, figure, paesaggi. Per quanto riguarda il ritratto, la sua arte pare aver preso le mosse dal ritratto, da quando, per la precisione, ancora dodicenne raffigurò a olio la nonna, seduta al tavolino, in un quieto interno, domestico, soffuso di morbidi effetti luministici, denotando il talento precoce di una disegnatrice autodidatta, ma non per questo meno determinata. Ed ora vi leggo lo scritto che dedicai a lei, per me è stato un vero onore, ma qui abbiamo anche Federico Napoli, un grande critico d'arte, e se poi vuole dire due parole, ebbene, sentimento e natura. La nostra Zalatti è una neoromantica, perché sentimento e natura si trasfondono nel cromatismo vivace e intenso. La sensibilità pittorica di Maria Lorena Pizzauti Zalaffi è prodiga di applicazioni tematiche desunte da un approccio attento e appassionato per la visione naturalistica. In tutte le sue declinazioni formali, dalla resa della profondità prospettica nella panoramicità paesaggistica ai bussureggianti bouquet floreali, dalle caratterizzazioni corporee della figura umana nelle movenze del quotidiano alla riesumazione fisionomica propria del ritratto. Ecco, queste sono in sintesi. Dotata di disinvoltura disegnativa, animata da incessante sperimentalismo tecnico, tra l'altro è una grande sperimentatrice di collage, ma soprattutto favorita da una fluente versatilità cromatica, l'artista fiorentina costruisce le sue opere conferendogli dapprima una salda struttura di base per caricare e impreziosire successivamente la superficie del dipinto con materiche spatolate che si alternano al pennello, in fitte trame avvalorate da tocchi fugaci, assecondando una calda e vitale accensione di pigmenti nella freschezza ispirativa del soggetto prescelto. Se poi continuo a vedere grazie Silvia, non c'è molta luce. Io ho piacere se tu vieni vicino a me mentre leggo la pergamena, perché mi fa piacere leggerla a me. Allora, leggo la pergamena, tanto vicina alla mia amica. Alla gentile ed illustre artista Maria Lorena Pizzauti Zalaffi, artista fiorentina, insegnante al Polimoda di discipline pittoriche, storia dell'arte e del costume, e pittrice di chiara fama a livello internazionale. Personalità poliedrica, si è dedicata anche al giornalismo, all'illustrazione di libri, alla cartellonistica e all'arredamento. Autrice di una vastissima produzione figurativa e raffinata ritrattista,
nota per i suoi distensivi paesaggi toscani, silenti nature morte ed eleganti composizioni floreali nell'armonia suadente di toni e colori. Personalità ancorata alla tradizione e capace di innovazione, è amica affidabile e generosa sulla quale possiamo sempre contare. Motivo di orgoglio per la nostra associazione. I soci dell'Alla Toscana in questa particolare sera degli auguri desiderano testimoniare a Maria Lorena grande stima, sincera ammirazione e tanto, tanto affetto. Nel manifestarle un sentito ringraziamento, in particolare per il contributo profuso nelle iniziative culturali associative, le conferiscono il massimo riconoscimento associativo, la Perla Alla 2015. Io sono grata all'associazione Alla perché ho trovato amici per tanti anni e ci sto volentieri in questa associazione. Spero di poter dare ancora un altro contributo negli anni futuri. Hanno detto tutto, cosa posso dire? Una cosa forse che vorrei sottolineare. Ho dipinto sempre, cominciando da bambina. Già a 10 anni ho avuto dei riconoscimenti e ho vinto, diciamo, delle mostre. Ma non è questo che mi interessa. Mi interessa che ho cambiato gentilmente la mia amica, veramente, di Fabio, la dottoressa Ranzi, ha detto che sono una sperimentatrice. Beh, forse è vero e non è vero. Ho cambiato forse tante tecniche, ma non cambiate per sperimentare tecniche nuove. Cambio di volta in volta per poter, diciamo, in un palco, in un'opera, esprimere quello che sento, cioè quello che l'opera mi può suggerire, perché trovo che sia per un artista un po' monotono disegnare, non so, un petalo di rosa o un incendio in una foresta. Quindi penso che siano cose diverse da poter rappresentare in modo diverso. Uno più delicato, l'altro più forte. Mi scuso se posso sembrare una ricercatrice di tecniche, non so, non le ricerche. Vengono da sé. È un modo spontaneo davanti a un avvenimento, una cosa, rappresentarla in un certo modo. Solo in tutto ci deve essere un amore, un grande amore che io ho avuto per la natura, quindi per i paesaggi, per le persone, per la vita artistica e per il mondo in generale, giornalista e tante altre cose. Quindi grazie, grazie. Grazie a te. Sì, fa una foto. C'è qualcuno la fa? Sì, la faccio io. Vuoi venire di qua a questo punto? Ecco, allora la perla alla signora, foto ricordo per l'associazione. Veramente. Guarda, non ci metto gusto. Va bene. Vai, figlio, l'altra volta. Ok.
c'è anche Claudio, dai. Ah, c'è anche Claudio. A posto? Grazie. Grazie. Signori, continuiamo con la serata con lo spazio poesia. Prima di dare corso all'illustrazione, alla breve illustrazione delle nostre iniziative 2016, e come vi avevo anticipato, Paola Lucarini è sempre con noi in questa occasione, e quindi lascio a lei lo spazio poesia, che quest'anno è Natale musica. No. Dunque, io devo ringraziare il presidente Vincenzo D'Angelo, perché tutti gli anni dimostra di avere una grande fiducia in me, perché mi lascia carta bianca per scegliere due poesie di due autori proprio così, liberamente. E allora quest'anno ho scelto un testo di Luciana Bergamin, che abitava a Pistoia e adesso è cometa nei cieli sopra di noi. Ha lasciato questa bellissima poesia di Natale. Limpida l'aria in bruna nel pomeriggio freddo. Dicembre ha ritrovato di Luciana Bergamin. Limpida l'aria in bruna nel pomeriggio freddo. Dicembre ha ritrovato un po' di luce e magici profili di camini sfumano nel mistero dell'ultimo chiarore trasparente. Un vetro azzurro ghiaccio, un bagliore di rosa, poi verde cielo d'acqua, fino a sciogliersi in un blu luminoso da presepe. Calore di finestre accese, odore di fumo di legna, anche la musica banale sembra bella, come i ninnoli brillanti, colorati. L'attesa è un grande cuore rosso. Luciana è qui con noi e lì in prima fila c'è il marito. Una poesia molto attuale è quella di Ester Cecere di Taranto. Bimbo fra bimbi. Affollata è la capanna quest'anno, sei bimbo fra bimbi quest'anno, a frotte son giunti quest'anno, a frotte son giunti, pelle, occhi, capelli, hanno colori diversi, ma stesso cupo dolore portano in dono, stesse ferite nel corpo e nel cuore, stesso attonito, profondo terrore, stesso immenso bisogno d'amore. Queste sono due poesie scelte da me. C'è invece un testo meraviglioso che è giunto fino a me come in un miracolo. Mi sentite? Perché sì. È giunto.
accaduto come un miracolo. L'anno scorso, nel mese di dicembre, nel 14, Papa Francesco lesse in Spagna un testo che adesso è stato tradotto dallo spagnolo in italiano dai Legionari di Cristo, che me ne hanno fatto un inatteso dono. È un testo che nessuno conosce e quindi qui lo recitiamo. Allora, forse posso prendere il... No, va bene. Ecco, così partecipiamo anche al compleanno di Papa Francesco. Per questo testo lui l'ha scritto per tutti noi e noi finora non lo conoscevamo, da stasera sì, e quindi un grazie a Papa Francesco. Dice così: il Natale di solito è una festa rumorosa, a tutti farebbe bene un po' di silenzio per ascoltare la voce dell'amore. Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasci entrare Dio nella tua anima. L'albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sei tu, quando le virtù sono i colori che ornano la tua persona. La campana di Natale sei tu, quando chiami, raduni e cerchi di unire. Sei anche luce del Natale, quando illumini con la tua vita la strada degli altri, con la bontà, la pazienza, la gioia e la generosità. Gli angeli del Natale sei tu, quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e d'amore. La stella del Natale sei tu, quando guidi qualcuno all'incontro con il Signore. Sei anche i Re Magi, quando offri il meglio che hai senza guardare a chi lo offri. La musica del Natale sei tu, quando conquisti l'armonia dentro di te. Il regalo di Natale sei tu, quando sei davvero amico e fratello di tutti gli uomini. Cartolina di Natale sei tu, quando la bontà è scritta dalle tue mani. Gli auguri di Natale sei tu, quando perdoni e riesci a fare pace intorno a te, anche quando soffri. La cena di Natale sei tu, quando sazi di pane e di speranza il povero che sta accanto a te. Tu sei, sì, la notte di Natale, quando umile e consapevole ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo, senza rumori e grandi celebrazioni. Tu sei un sorriso di fiducia e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che instaura il regno di Dio dentro di te. Auguri a tutti quelli che in qualche modo assomigliano a Natale. Auguri a tutti voi. È
grandissimo, un grandissimo anche scrittore. Non si, non si finirà mai di conoscerlo così a fondo. Questa è una delle più belle pagine che possiamo trovare anche poeticamente e letterariamente. Quindi veramente andiamo via più ricchi dopo questo suo personalissimo augurio a tutti voi. Allora io devo fare complimenti a tutti voi, perché normalmente mi hanno insegnato che dopo un certo periodo c'è un calo dell'attenzione. Ecco, io mi meraviglio perché francamente mi sembra siate stati molto... Grazie, grazie. Quindi ecco, faccio i complimenti, così come colgo l'occasione di ringraziare tutti i volontari della nostra associazione che rendono possibile andare avanti giorno per giorno. A questo punto, prima di andare a cena, programmi di massima per il 2016. Questi sono programmi work in progress, quindi nulla vieta che magari si cambi, si aggiunga, si tagli, quindi vi abbiamo dato già un volantino di massima. Ora io pregherei cortesemente sia Paola che Giovanni di venire un attimino qui, perché ne sanno più di me su alcune iniziative turistiche. Quindi comincerei proprio andando in ordine di data. Conoscete Giovanni Alta e la sua bravura anche nell'organizzare le nostre gite. Conoscete la Paola che si sobbarca un lavoro enorme anche per le gite. Quindi, visto che siamo a Pisa, io cedo la parola a Giovanni, che sta organizzando la gita. Buonasera, per la gita a Pisa poche parole, mi sembra sia il 13 di febbraio, andremo a vedere la mattina il Palazzo Reale che è poco conosciuto e il pomeriggio a Palazzo Blu la Toulouse Lautrèque. Abbiamo anche opzionato un ristorante che è molto buono, insomma. E quindi poi faremo una bella passeggiata anche dalla Piazza del Campo col professor Napoli e quindi ci auguriamo che sia una piacevole giornata. Un'altra gita, andiamo per ordine oppure un'altra gita di cui mi sto occupando io, che praticamente è a buon punto, è in Iran. Per qualcuno può essere una sorpresa e forse esiste anche un preconcetto, perché la prima domanda che viene dice: ma come, in Iran? Non è pericoloso, no, non è assolutamente pericoloso, è uno dei posti più tranquilli di questo mondo e credo tutti quelli che ci sono andati sono rimasti sorpresi e soddisfatti. Una cosa che dico, perché ho avuto modo di anche riaccertarla per l'ennesima volta oggi. Per esempio, se si va a vedere in vari siti, eccetera, dice non è vietato l'ingresso a chi ha il passaporto, il visto su Israele. Non è vero niente. Ho parlato con l'ambasciata iraniana, non è vero niente. Sono tutti preconcetti. Questa gita in Iran la faremo dal 14 al 24 di ottobre, abbiamo già opzionato i voli, vedremo, dico sinteticamente perché poi se qualcuno ha bisogno di qualche delucidazione mi può contattare di persona anche qui. Quindi passeremo da Teheran, dove tra l'altro c'è il museo, il tesoro, che è uno dei più ricchi al mondo, superiore a quello della corona d'Inghilterra, è il tesoro dello Shah, e andremo in una certa banca a vederlo perché insomma ha un valore inestimabile. Poi andremo, e ci sono anche qualche altro museo, andremo a Kashan, che è una bellissima città, piccola ma molto particolare, andremo a Qom, che è la città dove c'è la sede del movimento sciita, quindi è un po' particolare, ecco.
poi andremo a Isfahan, staremo 2 giorni in Isfahan, che è una delle città più belle al mondo proprio, per l'arte naturalmente di quel genere, l'arte orientale, ecco. Poi faremo Yaz per Persepoli e tante altre città minori per finire a Shiraz. Quindi credo ne stia venendo una gita, un viaggio piuttosto interessante, e a breve, insomma, tra un mesetto circa mi manderemo in volantino. Per quanto mi riguarda mi sto occupando di queste 2 cose, poi non so se per altre cose. Allora, il 2015 è stato un anno veramente pieno di iniziative, il 2016 si presenta ancora molto più ricco. E più che delle gite vorrei parlarvi intanto, non tanto torne di carte, oppure anche, come ha già parlato il Presidente, del nostro concorso di una poesia per la vita, poi mostre come il sacro nell'arte, libera fantasia. E vorrei ricordarvi in modo particolare, e queste trovano sempre tanto consenso, sono tutte le visite guidate che facciamo per Firenze insieme al professor Napoli. E quest'anno di nuovo si rinnoverà il Scoprire Firenze di marzo, di maggio e di ottobre, nonché tutte le visite, tutte le mostre vengono fatte a Palazzo Strozzi e ad altre mostre che via via vengono un po' interessanti nella nostra città e anche fuori Firenze. E che quando andiamo fuori Firenze facciamo gite almeno di un giorno. E di queste verranno fatti via via i volantini, ve li manderemo quando si avvicina il momento che si fa l'iniziativa. Per quanto riguarda tutte le altre gite un po' più importanti, oltre che vi ha già parlato Giovanni, in modo particolare dire anche veramente una chicca in assoluto, abbiamo molto presto Cuba. Chi non è stata ai Caraibi credo che questa sia un'occasione un po' particolare, perché ha un prezzo decoroso per una gita molto ricca e ben strutturata, con il tour dell'isola più un soggiorno di circa 4 giorni in una delle spiagge più belle dei Caraibi. E di questo credo arrivi in questi giorni il volantino. Poi abbiamo una gita il 26 aprile a Forlì per una mostra di Teo della Francesca, soltanto in un giorno, avete detto molto, molto interessante. Poi abbiamo di nuovo il soggiorno a Ischia, dal 1 maggio all'8 maggio, sempre presso l'Hotel Alexander, dove siamo stati l'anno scorso, siamo stati benissimo per mangiare, ed è situato in una zona molto interessante dell'isola, Ischia Porto, ma vicinissimo al Castello Aragonese. Qui per la mattina non si fa una bella passeggiata verso il castello, poi torna a fare le cure termali, poi fa viceversa, si mangia benissimo, il pomeriggio ci sono escursioni nell'isola quante ne vogliamo e poi una bella settimana per stare in compagnia. Poi abbiamo il 14 maggio il labirinto Ricci, insieme al professor Napoli a vedere una cosa molto particolare, non sto a dilungarmi perché tanto nel volantino c'è scritto tutto. Tanto abbiamo già la garanzia del professor Napoli, quando dice lui siamo sicuri la giornata è strepitosa. Io un applauso al professore perché mi sente. Poi abbiamo questo pezzo senza il professore perché è roba militare. Si va a Bracciano a vedere il museo dell'aeronautica militare. Di questo non ne so perché, comunque, e credo sia molto interessante, in modo particolare per le famiglie, per portarci anche i bambini, come è stato fatto alla Spezia dell'anno scorso, so che qualcuno di voi sarà stato. Poi abbiamo a giugno il viaggio in Scozia e abbiamo una dal 18 al 27 giugno. Dunque sono previsti 2 giorni a Londra più un tour in autobus che toccherà Liverpool e una serie di altre città della Scozia fino ad arrivare a Edimburgo, dove ci staremo un paio di giorni almeno. Poi magari sarà invertito prima Londra e poi Edimburgo oppure viceversa, ma questo non cosa tanto arriverà il volantino. Questo nello stesso periodo dell'anno scorso abbiamo fatto le capitali scandinave, dove si trovano le giornate lunghe, perché si farà lassù la festa del solstizio d'estate, perché per il 20 saremo lassù. Dunque poi abbiamo
una settimana, ecco, per la prima volta una cosa interessante, una settimana in montagna, a Cortina, in un bel albergo nel centro di Cortina, e qui ci saranno due accompagnatori del nostro consiglio direttivo, i quali non solo sono esperti della zona, ma aiuteranno in partenza intanto da Firenze in autobus fino a Cortina, poi l'autobus lascerà le persone all'albergo e tornerà via, però quando saremo lì ci saranno escursioni in continuazione praticamente, e ci saranno passeggiate per la città, ma anche verranno organizzate escursioni su, sulle montagne, insomma. E anche per questo arriverà presto il volantino, perché abbiamo bisogno di prenotazioni per fermare l'albergo. Poi abbiamo d'agosto, sempre per le persone, la maggior parte delle persone che soggiornano per Siria, una visita al castello di Seravezza. Ci sarà una mostra, non sappiamo ancora che cosa, e anche qui di nuovo, visto il professore soggiorna in, in Versilia, lo faremo lavorare un giorno anche nell'estate. Poi abbiamo a settembre invece un soggiorno al mare, non sappiamo dove sarà, o in Puglia o vicino a Pesto, nel villaggio, lo stesso villaggio dove siamo stati l'anno scorso in Sardegna. È un villaggio, no, scusate, non villaggio, il, una cooperativa che organizza questi soggiorni, li fa sia in Sardegna, sia in, a Pesto che in Puglia. Ci siamo trovate molto bene per mangiare, per le escursioni, per il servizio che ci hanno dato, quindi è tutto ancora da vedere, e anche le date sono da fissare. Poi abbiamo a ottobre l'Iran e probabilmente avremo anche 3-4 giorni alle terme. Dunque sabato 5 novembre invece abbiamo una bellissima gita a Pienza, che questa è organizzata dal professor Napoli, e anche qui faremo San Quirico Doccia, Castiglione Doccia e Pienza. Poi abbiamo per la festa degli auguri, quest'anno siamo stati a Barcellona e il prossimo anno probabilmente sarà Budapest. Non sappiamo se ci sarà anche Praga oppure se si farà sul lago Barato o qualcosa. Dunque per finire abbiamo anche la sera degli auguri, la stessa serata come oggi, con l'assegnazione della bella anno. Ancora non si sa che sarà assegnato. Quindi tenetevi pronti per qualcuno che toccherà, non si sa chi. Allora, con questo chiuderemo anche il 2016, ma non è finita. Perché il 2017 ha le porte, quando si è finito il 2016, e probabilmente c'è qualcuno che conosce Jesus che sta pensando alla Thailandia. E con questo però finiamo. Allora, sono contenta di finire questa serata e ti auguro a tutti un felice Natale e un sereno 2016. Grazie a tutti. Bene, dopo aver viaggiato così con la fantasia, ma non tanto, anche con dati concreti, ci apprestiamo a finire la serata al buffet che ci hanno preparato. Però ci sono i tavoli, con, ci siamo permessi di mettere anche i nominativi per ogni tavolo. Prima di entrare, da una parte ci sono tre fogli gialli che fanno un riepilogo delle postazioni della scena. Quindi magari se guardate lì, dopo vi trovate il vostro tavolo. Quindi chiudiamo questa parte, mi sembra che sia stata insomma abbastanza piacevole, spero che siate rimasti contenti, e voglio chiudere dicendo che chiunque abbia dei suggerimenti da dare, cioè siamo sempre molto aperti, perché moltissime di queste cose, voglio citare un mio amico Boccaletti per esempio, che in tempi non sospetti, quando nessuno pensava alla Scozia, mi disse: io voglio venire in Scozia e voglio venire con voi. Ecco, è stato un
uno spunto che ci ha dato veramente l'opportunità di approfondire la cosa. E così altre gite, vero Paolo? Altre gite vengono fuori proprio sul suggerimento dei soci. Quindi senza problemi suggeriteci tutto quello che volete. Quindi vi ringrazio della presenza, andiamo a cena con calma, il salone del ristorante è qui al piano terreno, uscendo sulla destra il salone. Quindi ci vediamo a tavola e sarà un piacere cenare con voi.